Difendiamo il Cuore è un progetto nato con l'intento di attuare un'adeguata prevenzione preclinica delle malattie cardiovascolari. A ideare e a curare il progetto il dottor Roberto Laudati. Il progetto si chiama Difendiamo il Cuore, io sono medico, ematologo, ho lavorato per 42 anni all'interno dell'azienda ospedaliera OIRM Sant'Anna, prima come medico trasfusionista e poi come medico di reparto nel reparto di oncoematologia pediatrica. Durante la mia carriera ho acquisito due master biennali in prevenzione e terapia delle malattie cardiovascolari, uno all'Università La Sapienza di Roma, l'altro all'Università degli Studi di Torino. Sono qua per presentare questo progetto, Difendiamo il Cuore. Da cosa è nato Difendiamo il Cuore? È nato innanzitutto dalle numerose evidenze scientifiche a sostegno della prevenzione delle malattie cardiovascolari. In particolare, a Parigi, nel 2016, in agosto, c'è stato il convegno della Società Europea di Cardiologia. Da questo convegno è emerso che l'80% delle malattie cardiovascolari potrebbero essere prevenute mediante una prevenzione efficace. E non solo le malattie cardiovascolari, ma anche il 40% delle malattie neoplastiche potrebbero essere prevenute. Allora, se noi andiamo a esaminare l'importanza delle malattie cardiovascolari, vediamo che le cause di morte in Italia sono per il 43% dovute a malattie cardiovascolari e solo per il 28% a malattie neoplastiche, quindi è decisamente più elevato il numero delle morti dovuto a questo tipo di malattie. L'altro problema grosso è il problema dislipidemie. In Italia si calcola che il 21% degli uomini e il 23% delle donne siano affetti da dislipidemie. Se però andiamo a vedere i soggetti che sono borderline, quindi quelli che hanno un livello di colesterolo o di trigliceridi al limite della norma, saliamo a una percentuale di oltre il 35%, sia per gli uomini che per le donne. Quindi è un problema molto importante e a questo punto la prevenzione lo diventa ancora di più. Alcune situazioni, alcune regioni hanno istituzionalmente messo in atto dei programmi di prevenzione. Un esempio che a me piace ricordare perché è molto simile al mio progetto è quello della Toscana, dove è nato un progetto VIRC, che sta acronimo che sta ad indicare Valutazione Integrata del Rischio Cardiovascolare per la Prevenzione. Questo progetto si avvale di metodi molto simili a quelli di Difendiamo il Cuore. In particolare, condivide con il paziente metodi e notizie e quindi sposta un po' il centro dal medico al paziente e inoltre cerca di fornire una continuità assistenziale. A questo punto farei un esempio per spiegare meglio come si può attuare questa continuità assistenziale. No, noi ad esempio prendiamo Mario che decide di accedere all'ambulatorio di Difendiamo il Cuore. Nell'ambulatorio Mario sarà sottoposto ad una visita, ad un'anamnesi accurata, si farà una raccolta di tutti i suoi dati, i parametri fisici e i dati delle analisi ematochimiche eventualmente. E assieme a lui si deciderà un programma di prevenzione che sia da una parte adatto ai suoi problemi e dall'altra sostenibile dal paziente stesso. A questo punto Mario avrà uno username e una password mediante il quale potrà consultare direttamente sul sito la sua cartella clinica. Cartella clinica che apparirà innanzitutto con un grafico con l'andamento degli esami, molto semplice e molto intuitivo, così da vedere eventuali miglioramenti o nel caso anche possibili peggioramenti. E poi vedrà elencate tutti i provvedimenti da prendere per migliorare la sua situazione. È sufficiente un'unica visita, un unico accesso agli ambulatori di Difendiamo il Cuore perché poi successivamente Mario potrà inviare gli esami, potrà inviare eventuali notizie che hanno modificato la sua situazione e il sito verrà costantemente aggiornato e lui potrà sempre consultarlo. Quindi questo è un po' la
il trucco, diciamo, per riuscire a rendere sostenibile dal punto di vista economico per il paziente la prevenzione e dall'altra parte per rendere sostenibile, difendiamo il cuore, la possibilità di seguire un numero elevato di pazienti. E gli eventuali provvedimenti messi in atto per fare una prevenzione efficace saranno sostanzialmente costituiti da una modifica delle abitudini igienico-alimentari, dal svolgimento di attività fisica e in certi casi dall'utilizzo di integratori. Raramente ho dovuto ricorrere a farmaci veri e propri e anche in questo caso per tempi brevi, in modo da magari tamponare una situazione contingente un po' preoccupante, ma poi una volta rimessa la situazione in sicurezza, è possibile poi continuare semplicemente con degli integratori. Questo è importante anche perché gli effetti collaterali sono molto inferiori e gli integratori non sono cose esterne al nostro organismo, bensì sono cose che vanno a integrare una funzione che già nel nostro organismo è presente, quindi vanno a modificare meno il nostro equilibrio. Ho studiato abbastanza per lungo tempo il problema dell'alimentazione e ho incontrato delle notizie interessanti. Ad esempio, un biologo nutrizionista americano, Ansel Case, tra l'altro è stato l'inventore della razione K dell'esercito americano, ha studiato la dieta subito nel primo dopoguerra, anni intorno al 48, 47-48. La dieta degli abitanti dell'isola di Creta e di lì è nata la dieta mediterranea, perché ha visto che questi abitanti, queste persone si alimentavano soprattutto traevano il loro nutrimento soprattutto dall'olio, da frutta e verdura, da formaggio, esclusivamente feta. E la carne, per motivi religiosi, veniva mangiata soltanto a giorni alterni, mentre invece il pesce poteva essere mangiato tutti i giorni. Fu così colpito da questo tipo di dieta e dalla longevità che queste persone poi avevano, da trasferirsi dall'America nel Cilento, in mezzo proprio alla patria degli ulivi. E qui è vissuto fino all'età ragguardevole di 100 anni, sia lui che la moglie. Quindi mi sembra che un'alimentazione corretta debba essere un'alimentazione di tipo mediterraneo. Sì. Grazie, ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare anche i soci del Avis di Venaria che mi hanno permesso di organizzare questo incontro durante il quale farò una presentazione di diapositiva, una presentazione divulgativa per spiegare sia quali sono i vantaggi della prevenzione, sia i metodi che Difendiamo il Cuore utilizza a questo fine. Per chi volesse approfondire il discorso, ricordo che è possibile inviare una mail al sito difendiamoilcuore.it. Oppure telefonando al numero 347 26 27 015. Grazie a tutti. Sabato porteremo i bambini del reparto di oncoematologia a Salice Dulzio, dove grazie alla collaborazione di Besson, in particolare di Piero Gross e delle scuole di sci, riusciremo a portare i bambini sui campi e per una giornata di divertimento. Cerchiamo sempre di organizzare qualcosa per questi bambini. Un'altra manifestazione è Campioni per un giorno, che vede i bambini sulle macchine da rally che i vecchi campioni dei rally ci portano per far divertire questi bambini. Abbiamo anche un'altra associazione che si chiama Difendiamo il Cuore, cioè, scusatemi, che si chiama Due Ruote per la Ricerca, grazie alla quale siamo riusciti a istituire 3 borse di studio, a comprare delle apparecchiature necessarie alla ricerca in campo ematologico pediatrico. Quindi abbiamo fatto l'Italia dal punto più a ovest, Bardonecchia, fino al punto più a est, Capodotranto. Poi abbiamo fatto l'Italia dal punto più a nord, quindi
Predoi, vetta d'Italia, fino al punto più a sud che è Capopassero. E poi abbiamo fatto dall'isola, scusatemi, dal Mont Saint-Michel fino al Monte Sant'Angelo, passando per la Sacra di San Michele. Qui abbiamo avuto un'accoglienza molto gradita e molto calorosa a Venaria, dove tra l'altro siamo riusciti a raccogliere una cifra ragguardevole con una cena dell'amicizia.